Buona domenica e bentornati come sempre al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che di sabato sera, dopo un'estenuante giornata di lavoro, invece di stare a cena con la propria fidanzata o in famiglia o a fare quello che gli pare, si ritrova triste e solo a registrare un video news della settimana. Ma non solo, è anche il format del canale più amato da tutti coloro che, quando è stato annunciato Deadpool di Hot Toys, ne hanno preordinato ben due copie per farsene customizzare una e farselo Battle Damage. E invece, poi, dopo un paio di mesi, Hot Toys decide di fare quello che ha fatto, cosa che vedremo fra pochissimo. Io, ragazzi, vi voglio bene, vi ho tutti nel cuore, però purtroppo mi sa che voi oggi mi avete in un altro posto. Detto questo, bando agli scherzi e alle ciance, ragazzi, ovviamente scherzo, veniamo a quello che c'è stato questa settimana. Una settimana piuttosto blanda, nessuna release, almeno per Hot Toys, un solo annuncio che starete già vedendo a schermo, ma tanti piccoli tease che fanno ben sperare per il futuro di Hot Toys e non solo. Quindi per qualche bell'annuncio bello corposo che magari ci sarà nelle prossime settimane. Parleremo anche di 1 a 12, in particolare di Tamashii Nations e Sage Figuarts, quindi, e anche un paio di chicche su delle statue. Quindi, raga, rimanete fino alla fine del video se vi va. Allora, quindi veniamo ad Hot Toys con l'unico annuncio, che è quello del Bat Missile, nella sua versione, unica versione tratta da Batman il Ritorno. Un annuncio a parer mio non necessarissimo, non necessario, saranno molto felici i fan di Batman, in particolare di Batman il Ritorno. È questo missilozzo di 1,09 m di lunghezza, ragazzi, quindi fate spazio in collezione se volete preordinarlo, perché sarà una bella robetta. Niente, come vedete, massimo a cura nel dettaglio, comunque, come si confà molto spesso ad Hot Toys, anche questo è un bellissimo mezzo, così come lo è la Batmobile. Però, raga, io ripeto, secondo me è molto marginale, si vede soltanto in una scena, se non ricordo male, all'interno di Batman Returns, Batman il Ritorno, e quindi però saranno contenti appunto i fan. Si parla del Movie Masterpiece 780 di 109x24,5x24 cm che è l'altezza, uscita nel primo trimestre del 2026 o l'ultimo trimestre del 2025, primo trimestre del 2026, quindi siamo sempre lì. E niente, raga, non ho molto altro da dirvi perché avete già visto le immagini scorrere, massimo dettaglio, ci sono le ruote che possono estendersi, ci sono funzioni a LED sia per l'abitacolo che anche per l'esterno, per il propulsore. Insomma, è sempre un bel pezzo, poi vederci Batman così all'interno è fighissimo, quindi raga, insomma, sono curioso di sapere quanti di voi magari ci stanno facendo un pensierino o quanti passeranno. Veniamo adesso, ragazzi, altri, sempre rimanendo in casa Hot Toys, a quelli che sono stati un po' i tanti tease di questa settimana. Allora, innanzitutto già saprete del trailer di Brand New World in cui si è visto questo Hulk rosso, già l'avete visto di tutti i colori, appunto, in questo caso l'avete visto rosso, e un Hulk fighissimo per quanto mi riguarda, quindi oltre a fare spazio per il Bat Siluro, là il Bat Missile, fate spazio anche per questo Hulk rosso, perché se Hot Toys l'ha preso tanto a cuore questa cosa, vuol dire che ha la licenza per fare questi personaggi e quindi ci vorrà un bel po' di spazio anche per lui. Così come per le doll di Thunderbolts, che a me, raga, parere personale, non fa impazzire Thunderbolts, almeno dal trailer, non c'è un hype particolare come invece ho un po' di più per Captain America, però ecco, anche qui sappiate che Hot Toys farà qualcosa dedicato anche a Thunderbolts. Poi, altra novità importante per quanto mi riguarda è questo tease, questa immagine che ha messo Hot Toys sui propri social, ovvero The Resistance is Coming Soon, riferita ovviamente a Deadpool e Wolverine. Voi pensavate che con Deadpool e Wolverine e le varie versioni sarebbe finita lì? E no, perché Deadpool e Wolverine, voi sapete che è un bacino di possibilità incredibile per
o toys, e per comunque tutti coloro che producono action figures e merchandising. In questo caso quindi Hot Toys ci fa capire che farà le doll della Resistenza, ovvero di X-23, di Gambit, che tanto abbiamo amato, di Blade e di Elektra. Ho già sentito qualche parere discordante, qualcuno che è contento, qualcuno no. Io sinceramente sono curioso di vederle prima di tutti. Molti pensano, cioè molti già amano Gambit, quindi vorrebbero Gambit. Alcuni dicono Blade non mi interessa più di tanto perché siamo affezionati alla versione originale di Blade col cappottone e tutto, e sono d'accordo. Elektra per me male non fa, così come X-23. Quindi io sono curioso di vedere queste doll, raga, e quindi vi dico, ottime speranze per il futuro. Lasciamo stare i gattini di Hot Toys, Joker fighissimo, e qui volevo arrivare, ragazzi. Questo è quello, l'argomento della settimana, in realtà, con Hot Toys che coinvolge Ryan Reynolds, e lo fa nel migliore dei modi, ma questa cosa ha fatto incazzare qualcuno, ha fatto contenti invece tanti altri. Come vedete, Ryan Reynolds che ottiene un prototipo di quella che sarà una nuova versione di Deadpool, una versione Battle Damage, con anche i vari accessori, i vari gli artigli di Wolverine e quant'altro. Come vedete, in questa composizione, in questo prototipo, perché come vedete appunto non c'è il blister, è una scatola così, fatta così, e c'è lui con il viso senza maschera, ma c'è anche la testa intercambiabile con la maschera. Quindi questa è un'altra trovata da parte di Hot Toys, giustamente, questo non ve lo so dire, qui intanto vedete qualche dettaglio. È un'altra trovata da parte di Hot Toys per far sì che, secondo me, parere mio, un Deadpool con una con una tuta danneggiata in questo modo e con gli artigli di Wolverine non può essere esposto, a mio parere, con una faccia senza maschera. E quindi avere tutte e due le versioni, quindi quella clean, quella pulita, la prima che è stata annunciata da Hot Toys con appunto il vestito pulito, la suit pulita, quella magari sarebbe più adatta per un ipotetico posing senza maschera. E questa invece con la maschera. E quindi avere tutte e due forse sarebbe la scelta migliore. La cosa che ha fatto più storcere il naso di questo annuncio, almeno non tutti sono stati contentissimi, è stato proprio quello per cui scherzavo all'inizio del video, ovvero che tanti hanno già comprato dei kit customizzati per gli artigli di Wolverine, hanno già fatto, si sono fatti già modificare la tuta prendendo la Battle Damage per avere questa versione che comunque ci voleva, secondo me, per un Deadpool. Oddio, raga, allora dipende, non so se questi accessori saranno, qui intanto è venuto fuori altra roba, se saranno in metallo o meno. I kit dei customizzatori erano comunque in metallo, c'era anche il teschio di Wolverine, che in questo caso non vedo, quindi dai, a parte gli scherzi, ragazzi, sono comunque due cose differenti. Non sappiamo ancora se questa sarà la versione definitiva, ma è solo un prototipo, appunto, come vedete, non c'è nemmeno, cioè, è una scatola data così per fare un tease con Ryan Reynolds per rendere il tutto molto più hypante, ok? Però ecco, vedremo quando verrà annunciato definitivamente, in modo ufficiale, faremo due chiacchiere su questa cosa. Fatemi sapere intanto che cosa cosa ne pensate voi, e un saluto all'amico Luca, che è stato uno di quelli, poi ho detto no, basta, non lo prendo più in giro, Luca è un amico, però non lo prendo più in giro. Poi invece abbiamo un altro miglioramento di Hot Toys con un Savage Opress che è stato annunciato forse un paio di settimane fa, due settimane fa mi sembra, ragazzi, non vorrei sbagliarmi. Finalmente Hot Toys ha deciso che gli upgrade deve farli subito, deve comunicarli subito e non per forza solo il giorno dell'uscita. In questo caso un Savage Opress che ha avuto dei miglioramenti, come vedete la fascia, la benda sul braccio sinistro, e dicono che hanno migliorato i denti, la verniciatura e i denti più affilati, cosa che io da qui non riesco a vedere, ragazzi, perché ci sono solo queste due immagini, però il look del braccio io direi che è notevolmente migliorato rispetto a quello che avevamo visto nel giorno dell'annuncio. Quindi questo è tutto per Hot Toys, ragazzi, mentre passiamo alle 1-12 e in particolare con Tamashii Nations. Sapete che le SH Figures sono argomento
importante ormai del canale, ormai sono arrivati diversi video unboxing di SH Figuarts e in questi giorni è in corso il Tamashii Nations 2024, quindi una fiera con tantissimi nuovi annunci. Ragazzi, non starò a dirveli tutti perché c'è davvero tantissima roba, io continuerò a scorrere. Ci sono stati tantissimi nuovi annunci e credo che per voi che vedrete il video, quindi domenica, credo che oggi sia l'ultimo giorno di fiera, quindi è possibile che saranno uscite, per quando io sto registrando oggi è sabato sera che sto registrando, può essere che ci sarà qualcos'altro, ragazzi, quindi abbiate pazienza. Abbiamo un Goku, per esempio, tratto da Daima, Super Saiyan, non vorrei dire oltre per magari non spoilerare per qualcuno che deve ancora vedere l'anime. E poi finalmente continua la wave dedicata a One Piece, a Romance Dawn. Tra l'altro vi preannuncio che martedì, salvo imprevisti, dovrebbe uscire il video dedicato a Luffy di Romance Dawn che sono riuscito ad accaparrarmi. Quindi abbiamo Usopp, Sanji e poi i già annunciati Nami e Zoro, già annunciati precedentemente. Usopp e Sanji che a me piacciono davvero tanto e quindi cercherò di continuare la wave, anche perché sono i personaggi dell'origine, diciamo, dell'inizio di One Piece, quindi ben venga. Stessa cosa per Rengoku e Akaza, non mi ricordo ragazzi il nome del demone, ma credo sia Akaza, così come anche il pilastro, un altro pilastro. E sul canale, ragazzi, vi verranno ovviamente anche Tanjiro e Nezuko. Quindi tante novità, tanta altra roba, come vedete, io più o meno vi faccio vedere anche dedicata a Star Wars. È stata aperta una nuova wave, annunciate le SH Figuarts dedicate al Signore degli Anelli. È stato fatto vedere Frodo, Legolas, Aragorn e Gollum per il momento. Nuove SH Figuarts anche per quanto riguarda Harry Potter. Insomma, raga, c'è davvero tanta canna al fuoco per Tamashii. E appena sarà finita la fiera, che avrò un quadro generale, magari farò un video in cui vi farò vedere tutta questa roba, se vi interessa fatemelo sapere. Tra l'altro, poi, piccola parentesi statue, Cyril Marchiol, spero di averlo pronunciato bene, quindi uno dei capoccia o il capoccia di Tsume, ha annunciato che le sue statue torneranno a essere un po' più d'élite, ovvero torneranno come alle origini a restringere un pochino, cioè fare dei pezzi ancora più limitati. Questo non si sa se farà, ovviamente penso proprio di sì, lievitare un pochino i prezzi delle statue di Tsume, però questo servirà a restituire, diciamo, un certo prestigio all'azienda e un certo prestigio anche ai suoi prodotti. Quindi qui sono appunto sulla pagina Facebook di Marchiol, di Cyril Marchiol. La candeggina è tornata, se volete, no, è la traduzione di Bleach, ovviamente, in un tease di un personaggio di Bleach. E lui dice appunto che il mercato è cambiato enormemente, non solo per la speculazione, ma i nostri sorteggi non sono più adatti ad oggi. Vabbè, la nostra roba non è più adatta al mercato, eh? E ora di tornare alla sorgente, quindi come era Tsume prima, e far tornare le nostre creazioni come dovrebbero. Quindi questa è una notizia che magari potrebbe incuriosire qualcuno, qualcun altro dirà non me ne frega niente, però era giusto dirlo. Così come per il fatto che Blitzway ha deciso di mettere un pochino da parte le 1-3 su cui si era concentrata tanto ultimamente e ripuntare più sulle 1-4. Poi andiamo come sempre su ilcolossoinerd.com come ogni news della settimana per vedere quelli che sono gli ultimi arrivi. Abbiamo già visto Batman The Dark Knight 275, prezzo clamoroso secondo me, da The Dark Knight Returns. C'è disponibile tra l'altro anche, ragazzi, la versione limited edition di questo Spider-Man Advanced Suit 2.0 Red and Black, che è fighissimo, quindi a 3,99, altro pezzo bomba, raga. Fate le vostre considerazioni. Io purtroppo sono in un periodo nero ultimamente con tutti gli arrivi e lo capirete, lo vedrete sul canale, ma c'è davvero, questo l'avrei preso veramente senza nemmeno pensarci ad avere la possibilità, quindi fateci un pensierino. Poi tanta altra roba, anche questa Jill Valentine in 1-6 di SV Toys, roba dedicata a Berserk, a Dragon Ball, la replica del braccio di Sekiro, questo carino, questo Joker di Dynamic Action Heroes, raga, non lo conosco, scusate, non conosco bene il brand.
E poi tanta altra roba di cui vi consiglio di andare un'occhiata. Prezzo, tra l'altro, del Bat Missilozzo 719. Vediamo anche un paio di cose che sono disponibili o in pronta consegna, o comunque basta contattare il Colosso dei Nerd per averlo nel giro di una decina di giorni. Tanta roba, io penso che non ci sia stato mai nell'ultimo periodo un così tanta abbondanza di pezzi di un certo valore. E quindi, ancora, sempre per i motivi di cui sopra, mi sto un pochino pentendo, perché c'è un Joker Imposter di Hot Toys nella sua Artisan Edition, appunto a 5,99, lo Spider-Man di cui parlavamo prima, c'è Anakin tratto da episodio 2 che arriverà sul canale, tra l'altro, il Black Suit di Spider-Man che tanto ho adorato e tanto adoro, che avete visto, di cui avete visto l'unboxing e la recensione, nel caso vi invito a recuperarlo. Tantissima altra roba, Ken della Stone Collectibles a 330, un Luffy Gear 5. Raga, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, quindi vi invito a fare un salto su, guardate anche il Must Toys di Joker, il Darth Vader da Obi-Wan Kenobi. Raga, tanta tanta roba fatta veramente bene, veramente un periodo floridissimo, la Mark 1 di Iron Man di Hot Toys a un prezzo favoloso. Fate un giro sul colossodinerd.com nella sezione shop e disponibili per andare a dare un'occhiata a tutta questa roba. Detto questo, raga, io non lo so quanto mi sia prolungato, non c'è stato niente di particolare a livello fattuale, diciamo, in questa settimana, ma ho parlato tantissimo. Fatemi sapere tutto quello che pensate su questa roba, sul Batmissile, su Deadpool soprattutto, che cosa pensate di questo Deadpool, se lo preordinerete o meno. Su questo ben di Dio che è disponibile, se magari vi avete deciderete di farvi un regalo anticipato di Natale, e anche se siete amanti di statue e 1 a 12, c'è tanta roba, quindi fatemi sapere se comprerete qualcosa, se avete già in mente di preordinare qualcosa di questa roba qui. E io come sempre, raga, vi invito a seguire gli altri video, uscirà tanta roba anche la prossima settimana, cioè la settimana entrante. Vi auguro ancora buona domenica e adesso vado a mangiarmi qualcosa io. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi sono stato d'aiuto, raga, e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto!